Ciao a tutti amici di Nexus Lab, sono Alessandro e oggi vi presento un videogioco tutto italiano chiamato Smashing Planets. Questo gioco è un videogioco che è molto divertente, che vi abbiamo già presentato negli scorsi giorni e che adesso andiamo a scoprire più nel dettaglio. Vi dico subito che l'interfaccia di gioco riprende quella di Angry Birds, questa cosa probabilmente è voluta in modo da attirare più videogiocatori possibili. Abbiamo un menu che è praticamente identico. Se andiamo a cliccare sul pianeta Terra ci si aprirà queste due modalità di gioco, campagna e resistenza. Resistenza non è altro che un survivor, diciamo dovete resistere il più possibile alle orde dei nemici. Campagna invece, come potete vedere, ha una struttura a livelli, anche questa molto simile ad Angry Birds. Troviamo anche qua le stelline come metro di valutazione. Allora, vi alzo un po' il volume. A raccontarci la storia, la piccola trama che troviamo alla base di questo Smashing Planet, troviamo dei fumetti colorati molto simpatici che possiamo scorrere in questo modo. Ok. Se l'interfaccia è molto simile ad Angry Birds, non possiamo dire lo stesso per le meccaniche di gioco. Infatti il videogioco è molto più frenetico, a volte dal mio modesto punto di vista anche più divertente, e ci consente più operazioni. Come potete vedere, alla base troviamo il pianeta Terra, che siamo noi che dobbiamo proteggere il nostro pianeta, mentre gli alieni sono i cattivi assalitori che dobbiamo sconfiggere e attaccare tramite il trascinamento del dito, che non è altro che la traiettoria dei nostri missili. Scusate. Come potete vedere, noi tracciando la traiettoria col dito andiamo a colpire i nemici. I nemici vengono indicati anche con questi segnali di pericolo, questi avvisi. Inoltre ci troviamo degli ostacoli tipo asteroidi in mezzo che possiamo evitare. Ci sono armi di diverso tipo, ogni fine livello viene valutata la nostra abilità con dei punti e delle stelle finali che ci consentono appunto di capire come siamo andati. Andiamo a un livello un po' più avanzato. Ogni volta che ci si presenta una modalità nuova del gameplay, questa ci viene spiegata con una vignetta all'inizio. Come potete vedere, anche gli asteroidi ci vengono addosso. Gli asteroidi procurano molto più danno rispetto alle astronavi. A volte le astronavi li trascinano verso la Terra per colpirci e farci maggior danno. Inoltre, uccidendo i nemici è possibile anche prendere dei bonus. Ok. La nostra vita è questa barra verde qua in basso. Molto carini anche i suoni, semplici, molto cartuneschi, ma che rendono bene l'idea. Come potete vedere, sono stato sconfitto, non ho preso volutamente il cuore che mi avrebbe ripristinato la vita per farvi vedere un game over. Purtroppo dobbiamo segnalare la presenza di pochi livelli. Questa è la versione free, abbiamo provato anche la versione full. La versione full a pagamento mi sembra che costi sotto l'euro, circa 0,60-0,80 centesimi, mentre la versione free è legata a pochi livelli e a poche modalità di gioco. Se andiamo su resistenza nella modalità free, come potete vedere, vi rimanda
al Google Play Store. Che dire, un gioco molto carino che ha potenzialità, speriamo che il gameplay venga sfruttato a dovere con altri numerosi livelli e magari più ambientazioni. L'idea c'è, la fruibilità anche, il prezzo è ottimo, vi consiglio di scaricarlo o magari prima provatelo con la versione free e poi con quello a pagamento, perché è veramente un titolo che fa orgoglioso il Made in Italy. In tal senso, se Angry Birds ha avuto successo con questa formula, anche questo Smashing Planets con quest'altrettanto gameplay semplice ma avvincente potrà forse ottenere dei risultati simili o avvicinarsi perlomeno. Un saluto da Alessandro per Nexus 3.